Vaffanculo, porca puttana, e vaffanculo, eppure c'è stato il brivido, eppure c'è stato il brivido, oh, porca puttana, una partita, ragazzi, dominata, dominata, ragazzi, seppur non abbiamo fatto chissà quanti tiri oggi, però oggi la partita, ragazzi, è dominata, non c'è stata proprio storia, ragazzi, non c'è stata proprio storia, e niente, ragazzi, io Rabiot lo odio. Io Rabiot lo odio, mi urta quel giocatore, ragazzi, mi urta il nervoso, ragazzi. Io non lo posso vedere, ragazzi, non lo posso vedere. Lui si doveva rompere, non McKennie. Lui si doveva rompere, non Zaccaria. Lui si doveva rompere, non Chiesa, porca di quella puttana. E questo gioca assiduamente tutte le partite. Sto imbecille, questo è un imbecille, sto giocatore. È un imbecille, che cazzo apri le mani in area di rigore? La fregnaccia de Mamed, la strafregnaccia de Mamed, apri le mani in area di rigore. Stucesse da merda. Poi ragazzi, io adesso qui non vorrei dire no, perché oggi non voglio dire assolutamente nulla, perché sennò poi mi tacciono di anti-Allegri alla massima potenza. Una cosa, ragazzi, voglio dire, una cosa gli contesto ad Allegri. Ma quando hai tolto Rabiot, ma non potevo mettere Miretti? Facevi giocare Miretti, facevi giocare il ragazzo gli ultimi 20 minuti. Oh, quello pur di non mettere il ragazzo è andato a mettere Alexandro Mezzala, che Alexandro non ha mai fatto quel ruolo là. Mai! Per farvi capire la mentalità di Allegri, che dei ragazzi non si fida. Non si fida. Quello lì non farebbe giocare neanche Vlahovic se non sarebbe stato pagato 75 milioni di euro. Alueda Rabiot, hai capito che ha fatto la cazzata? Poi fortunatamente Szczęsny para un rigore alla grande proprio Tech, alla grande, alla grande. Lo togli Rabiot, fai giocare Miretti, l'ultimo è 20 minuti, fai Ugo Guaglione, che cazzo di danni può fare il ragazzo? Che danni può fare? No, Alessandro Mezzala, ragazzi, Mezzala, vabbè. Vabbè, poi la Sampdoria riapre la partita con una punizione di Sabiri deviata da Morata, però è stato sfortunato lì, ragazzi, non si può dire niente. Si gira di schiena, la palla sbatte qui, cambia di direzione, va all'altra parte, quasi quasi la toccava Tech, ci è mancato veramente poco che salvasse anche quel gol. Fortunatamente non abbiamo subito il contraccolpo psicologico che può capitare, in queste volte può capitare. E poi dopo un paio di minuti, 3-4, la Juventus ha chiuso ancora una volta la partita mettendo ancora una volta due gol di vantaggio sulla Sampdoria con Morata, ragazzi, che oggi ha fatto una partita straordinaria, mi è piaciuto tantissimo Morata. E oggi, ragazzi, oggi uno dei migliori, e non dite di no, ragazzi, non dite di no, oggi Arthur, ragazzi, è stato pressoché perfetto. Pressoché perfetto, oggi si è rivisto l'Arthur che abbiamo ammirato a Barcellona. Ha fatto una partita sontuosa a centrocampo, ragazzi. 7 per me, uno dei migliori, se non il migliore oggi. Partita perfetta, ha pulizia, tecnica, pure velocità. Nel suo, pure velocità. Grinta, riaggressione della palla, falli tattici quando servivano per non far ripartire la Sampdoria. Perfetto. Arthur, perfetto, questo è il centrocampista che conosco io, questo è l'Arthur che conosco io. E niente, ragazzi, partita pressoché dominata. Oggi non abbiamo realmente sofferto, l'abbiamo sbloccata con un autogol su cross di Cuadrado, sta diventando sempre più un'abitudine questa cosa qui. Poi Ken, che ha fatto sì una buona partita, però è sempre in... Tra il 5 e mezzo e il 6, ragazzi, gli do 6 perché comunque si è procurato il calcio di rigore mettendosi davanti a Colley, che ovviamente non ha potuto fare altro che buttarlo giù. E quindi si è procurato il rigore, quindi gli do 6, ma per questo. E Morata, ragazzi, che come ho detto prima, uno dei migliori in campo. Niente, ragazzi, detto questo, è pur vero che stavamo giocando contro la Sampdoria, quart'ultima in classifica, quindi prendiamo le cose per bene, bilanciamole per bene, ragazzi. Mercoledì ci aspetta una partita molto importante, ragazzi, contro il Villarreal in Champions League. È una partita fondamentale per il passaggio del turno. È una partita da vincere assolutamente, ragazzi. Da vincere, dobbiamo assolutamente vincere e passare il turno. Poi quel che viene, viene, ragazzi, ma dobbiamo assolutamente vincere anche per pigliare qualche accusarella di soldi che schifo non ci fanno.
Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e sempre Forza Juve! Grande Tech! Grande, che rigore hai parato! Che rigore!